Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Si è appena conclusa la partita Pisa-Cosenza all'Arena Garibaldi, Stadio Romeo Conetani. Beh ragazzi, che dire? Allora, bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto? No, bicchiere totalmente vuoto oggi, perché si va in vantaggio subito nei primi minuti. Dopodiché, ah sì, abbiamo fatto qualcosa, ma niente di più. Non riusciamo a concretizzare nel primo tempo, o meglio, a chiudere la partita. Quindi si va alla ripresa, una ripresa che fondamentalmente vede protagonista Sibilli con un tiro che finisce sulla traversa, esce fuori, niente. E questa è stata la partita, due tiri, come riporta il tabellino, due tiri, quindi niente di più, niente di meno. Un centrocampo al solito buio totale, centrocampo buio totale. Cohen, lasciamo perdere Cohen. Quindi, ma cosa vogliamo, ma dove vogliamo andare, ma cosa vogliamo sperare? Il mister ha messo una squadra, io non vedo questa squadra, la vedo senza mordente, senza niente, scende in campo senza avere la testa giusta, senza essere aggressivi. Non vogliamo essere aggressivi, non andiamo a procacciare i palloni, non lottiamo a sufficienza sulle palle, non lottiamo a sufficienza, non si riesce a concludere una verticalizzazione, non si riesce a fare niente. Questa è la verità, questo è il concetto, non si riesce a fare niente. I cambi, lasciamo perdere i cambi, va bene, lasciamoli proprio perdere. Quello che mi dispiace è che Caracciolo se si è fatto male, quello mi dispiace veramente, l'unica cosa che mi dispiace è quella. Nicolas non trattiene, ennesima debacle di Nicolas che non trattiene la palla e quindi di conseguenza fa scaturire il rigore. Casola ha fatto il tiro, non trattiene, quindi di conseguenza Zilli è arrivato in anticipo su Beruato che lo atterra e quindi rigore sacrosanto, niente da dire. E poi non si gioca più. Io ho visto un Beruato stanco, cioè non lo so, io, il mister dice che i ragazzi stanno bene fisicamente, ma se lo dice lui, siamo a posto. Vabbè, il mister. Vabbè, poi perché io aspettavo le dichiarazioni, ma non escono. Va bene, non importa. Ci avremo tempo di andare a leggere le dichiarazioni del mister. Mi voglio fare un'altra risata. Bene, io direi che per questo video, cosa dobbiamo dire più? Oggi i risultati tutti a favore del Pisa, Lecce ha perso, tutti a favore tranne quelli del Monza, perché poi la Cremonese ha perso, l'Ascoli è andata a vincere e quindi l'Ascoli ormai ha conclamato i playoff e quindi dopodiché abbiamo un Monza vince di conseguenza. Ma il Monza sicuramente ormai ha un piede e mezzo in Serie A. Noi per andare bene, per andare diretti a questo punto, dobbiamo vincere a Frosinone. Come no? E poi si deve concatenare una serie di risultati. Cioè che la Cremonese deve capitolare a Como e che il Monza faccia, diciamo così, il buco nell'acqua contro il Perugia. E allora noi vincendo a Frosinone abbiamo questa possibilità. Voi la vedete possibile? Io la vedo remota o impossibile. Comunque, nel pallone l'impossibile non esiste. E se no, playoff. Playoff dopo vediamo cosa combina il mister ai playoff. Voglio proprio vedere cosa combina. Bene ragazzi, io per questo video basta. Mi fermo qua. Se vi è piaciuto questo video, pollice su. Mi raccomando, commentate perché io ci tengo ai commenti, commentate quello che pensate del mister, di come ha messo la squadra oggi e di quello che farà col Frosinone. Quello che farà col Frosinone. Beh ragazzi, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Io vi ricordo una cosa, il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima!